Ciao, buonasera a tutti. Bene, Come stai? Sì, sto bene. Mi senti bene? ti sento bene. Bene, perfetto. Ok. Allora, che ci dici questa sera sulla felicità? Per me è scoprire. I libri di Mario Sandrolini, ospite di oggi, spesso gialli, noir, ma non solo, come sottolinea lei nel suo sito, sono da scoprire. Pagina dopo pagina, come la sua storia è da scoprire, come l'abbiamo scoperta noi la prima volta che l'abbiamo intervistata, e ci ha affascinato appunto con le sue storie, indizi, ricerche, intuizioni. Le storie sono tutte da lasciare scorrere pagina dopo pagina e abbiamo scelto appunto questo tema che è lo scoprire. Nella vita quotidiana, crisi, sfide, visioni, intuizioni, bisogni, sogni. Ci mettono in condizioni di metterci in cammino e scoprire, conoscere per diventare di più quello che eravamo fino a quel momento, oppure quello che sei ora, se la sfida è ora. Puoi scoprire lati di te stesso nel corso della vita e fermarti ad osservare piuttosto che giudicare. Chi sei diventato ora, in questo momento della tua vita? Ti va bene? Robert Dilts, esperto in programmazione neurolinguistica, formatore che seguo da più di 15 anni, dice che non veniamo a questo mondo per dormire, ma per svegliarci, risvegliarci in realtà. E nel corso di tutta la vita abbiamo occasioni per crescere ed evolvere e è un invito a cercare e a scoprire come. I modi sono tanti, potrei dire infiniti. L'incontro con l'altro nelle esperienze della vita ci mette in contatto con quelle parti di noi che non amiamo vedere, sentire, percepire. Quindi permette di scoprirle. Accoglierle e indirizzarle fa di te un buon amico di te stesso e un buon amico anche per gli altri. Oramai sappiamo che in ogni persona ci sono sentimenti, desideri, dati dall'ego, dall'egoismo. Riconoscerli e osservarli, evitando il giudizio, ma con amore, permette di evitare di agirli con automatismo. Perché solitamente sono automatismi, e piuttosto ti permette di scegliere di muoverti agendo comportamenti che rispecchiano i principi morali in cui credi. Si può rifiutare di scoprire per rimanere con le proprie certezze, per evitare paura, dolore, sconforto, ma quando accetti di scoprire ti immergi in un'esperienza ignota, imprevedibile e allo stesso tempo curiosa e affascinante. Dipende molto dall'atteggiamento che decidi di impersonare in quel momento. Per scoprire in una dimensione di verità è importante riconoscere quelle che sono le aspettative che quasi inevitabilmente sopraggiungono. Osservale, riconoscile e scegli di andare oltre con spirito di curiosa scoperta, come quando apri un regalo ma non sai cosa c'è dentro. Pensa a molte delle scoperte che sono state fatte nella storia, non state fatte per caso, moltissime scoperte, per esempio i raggi X che hanno rivoluzionato la medicina. L'anestesia, la penicillina, il pacemaker, il microonde. Potrei veramente c'è una lista molto lunga di scoperte che sono state fatte per caso. Esempi che ci portano evidenza sul fatto che non sempre si scopre ciò che si stava cercando con aspettativa, ma sperimentando in modo attivo, con attenzione al momento presente e curioso interesse. Possono così giungere osservazioni e intuizioni molto preziose. Esplora e divertiti nella scoperta. Puoi scegliere se stare sul divano a guardare ciò che ti propina la TV, oppure alzarti e camminare nella tua vita con spirito di scoperta, andando in luoghi che ti fanno sentire bene, facendo attività che ti attraggono, che ti piacciono, che portano valore morale innanzitutto a te e poi anche agli altri. In un recente corso che ho fatto sulla biografia Spazio Vivo in ambito antroposofico, a proposito di scoperta, ho scoperto che c'è un futuro che ti chiama dentro la tua biografia. Così viene detto in ambito antroposofico, c'è un futuro che ti chiama. Quindi cammina e agisci per contribuire attivamente a creare il tuo futuro che ti chiama, passo dopo passo, seguendo i tuoi principi più puri e profondi. Buon cammino nello scoprire e buon divertimento. Che bella questa cosa, c'è un futuro che ti chiama dentro la tua biografia, hai detto? Sì, è proprio Eddie Steiner, non è mio, è Quindi sul libro più diciamo recente. che ci si va incontro se ci si muove. Eh sì, ci si va incontro e si Quindi cammina. scoprire, giustamente, come dici tu, puoi scegliere, ovviamente, puoi scegliere se...
rimanere fermo oppure no, però diciamo che muoverci ci permette di fare tante cose che altrimenti non faremmo. Fantastico. E di creare, andare incontro e creare. Quindi essere co-creatori del nostro destino, del nostro futuro. Diciamo, Lisa, che noi quando abbiamo cominciato a fare Happiness on Air nel 2012 non potevamo immaginare che poi l'avremmo fatto per tanti anni. E quando abbiamo cominciato Happy Telling un anno fa, un anno e qualche mese fa, non avremmo mai immaginato che nel 2021 eravamo ancora qui su Instagram a fare le puntate. E ci saremo ancora. Quindi è una scoperta. Sì, e evidentemente ci divertiamo. Tanto, è un momento di cuore, è un momento, ogni due settimane è un momento di pura connessione, almeno per me, con me stessa, sì, mi fermo, anche, dico, anche per noi. C'è da fare la scaletta, cioè, ragioniamo sulle cose, ma anche la scelta degli ospiti, e visto che c'è questa sera Mariel, lei è stata una bellissima scoperta, soprattutto lei è stata una scoperta bellissima degli anni scorsi, degli anni passati, quindi felicissima di averla anche qui in questo nuovo format. Anche perché la sua storia è molto affascinante, di questo comunque tempo che aveva in più dopo la pensione, si è appunto scoperta scrittrice, ma non così per passatempo, ma pubblicando libri davvero, davvero affascinanti. Quindi e adesso ci racconterà. Sì, come sì. Scusa, siamo molto ammirati da Mariel, siamo rimasti molto ammirati, veramente. Vero, sì. Verissimo. Senti, ricordiamo un po', allora, Lisa Gozzi Coach, la potete trovare dove volete online, ma soprattutto c'è un canale YouTube di Lisa stupendo, dove si è ritagliata e ha pubblicato in modo egregio tutti i suoi interventi di tantissimi anni del nostro format, come si chiamava prima, quindi Happy Telling, no, Happiness on Air, e anche di tutti i nuovi, aggiornatissimo fino all'ultima puntata. Quindi se avete voglia cercate Lisa Gozzi Coach su YouTube per avere tutte queste pillole di crescita personale che Lisa ci regala con grazie, grazie infinite, che noi accogliamo e facciamo qui, qui attenzione che c'è qualcosa da scoprire che da scoprire. Io questa sera non ho idea di chi possa esserci dietro quel lenzuolo. Riuscire a scoprire chi sono? Allora io vi saluto, ok? Ciao Lisa. Ciao a tutti. Ciao Abby, ciao. Grazie. Allora, io ho paura.